Bentrovate ragazze nel nostro primo video tutorial. Oggi impareremo insieme come realizzare questo buffetto. È un progetto molto semplice e versatile. Versatile perché poi voi potrete decidere se realizzarlo come l'ho pensata io, come buffetto d'appoggio per decorare camerette o anche soggiorni, oppure realizzarlo in modalità da appendere sempre per decorare camerette come fiocco nascita, oppure rimpicciolirlo e farlo diventare una piccola bomboniera, un portachiavi, decorare delle matite. Insomma, una volta imparate a avere realmente la tecnica per poterlo realizzare, potrete sbizzarrirvi con la vostra fantasia. Allora, nel cartamodello allegato troverete non solamente le misure, quindi del cartamodello, ma anche il materiale che serve e le misure dei relativi ritagli. Ora andrò un po' veloce per farvi vedere più che altro il procedimento e non fare, diciamo, un video magari troppo lungo per non annoiarvi. Allora, una volta decise le scoffe, allora io mi sono divertita a usare due scoffe diverse per determinare la pancia del buffetto. Nulla vi toglie ovviamente di realizzare il buffetto con un'unica scoffa, un'unica fantasia. Io per insegnarmi anche magari una tecnica diversa, un procedimento in più, ho preferito realizzarlo con due scoffe diverse. Per realizzarlo con due scoffe diverse, la parte frontale del buffetto, noi andremo a prendere le nostre due scoffe che abbiamo deciso, decidere prima quale scoffa vogliamo per l'intero corpo e quale scoffa vogliamo per la pancia. Io in questo caso ho deciso di fare per l'intero corpo del buffetto la scoffa con epoa, mentre per la pancia utilizzare la scoffa a righe. Voi potete fare viceversa, ripeto, spazio alla vostra fantasia. E cosa faremo? Andremo a far combaciare le due scoffe, quindi dritto contro dritto, che sarebbe la parte bella della scoffa appoggiata alla parte bella della scoffa, e andremo poi a cucire lungo tutta la linea, tutto il lato. Adesso, sempre per comodità, io l'ho già cucita e voi troverete poi un lavoro di questo tipo. Ripeto, sul cartamodello poi troverete le misure esatte dei ritagli di stoffa che vi servono. Una volta fatto questo, ok, lo appoggiate e da sopra appoggiate il resto della stoffa. Ok. Una volta appoggiato, anche in questo caso dritto contro dritto, ok, andrete a riportare sulla scoffa la sagoma del cartamodello in questo modo, ok, la appoggiate e andrete poi a ricalcare la sagoma del cartamodello. La sagoma del cartamodello è già comprensiva dei margini di cucitura, quindi andate tranquille, ricopiate la sagoma e poi con la macchina da cucire andrete direttamente a cucire sopra la linea, e questo per voi è anche più semplice perché diventa una guida. Sempre sul cartamodello io poi vi ho segnato la linea dove voi dovrete far combaciare praticamente la linea di inizio della pancia, quindi il lavoro dovrebbe venire una cosa del genere, quindi dove c'è la linea l'andate a far combaciare esattamente con la linea di separazione delle due stoffe. In questo modo voi sapete che da lì in poi sarà la pancia del buffetto. Avendo la linea ovviamente del buffetto, dove determina anche l'inizio della pancia, è molto più semplice, perché vi basterà veramente appoggiare il cartamodello, ok, e seguire le linee. Una volta che voi seguite le linee andate veramente tranquille. I cartamodelli sono fatti, se fatti bene, proprio anche per agevolarvi il lavoro, e nulla vi vieta, una volta realizzato il cartamodello, anche di renderlo vostro, cioè se vi rendete conto che dovete aggiungere qualche dato in più per renderlo poi più semplice, insomma, ben venga. Scusate, eccoci qua, solo che io voglio essere precisa, e quindi una volta, ok, che avete raggiunto la forma, la posizione perfetta,
lo andrete a bloccare con degli spilli, così la stoffa da lì non scappa più via, ok? E rimane, il lavoro rimane bloccato. E voilà, e questo è il risultato, ok? Io ho già segnato i punti di apertura. Questo ci permetterà poi, dopo aver cucito la sagoma, di risvoltare il lavoro. E questo è molto importante, perché se no non riusciamo a rigirarlo e non, se, e non riusciamo a imbottirlo, ok? A questo punto lo mettiamo da parte e realizziamo le ali. Dobbiamo subito realizzare le ali, perché una volta realizzate verranno inserite al loro interno. Per realizzare le ali, il procedimento è identico, cioè prendiamo la stoffa, ok? In questo caso sempre a pois, perché io ho deciso di fare la parte del corpo del gufetto con la stoffa a pois, sempre dritto contro dritto, quindi la parte bella della stoffa appoggiata alla parte bella della stoffa, e andremo a ricalcare la sagoma della nostra ala. Anche qui è già comprensivo dei margini di cucitura. Una volta cucita e una volta risvoltata, io adesso per dimezzare i tempi l'ho già fatto, avrete un risultato del genere. Le ali vanno riempite con l'ovacca professionale, che è questa. Poi ve la faccio vedere bene. Per le ali vi consiglio di non sforzare troppo l'imbottitura, quindi non spingetene troppo, non fatela diventare troppo compatta, perché andando poi all'interno, più è grossa, più poi dopo si fa fatica a risvoltare il lavoro. Poi un altro consiglio, per renderla così piatta, perché comunque è imbottita, ma è molto uniforme e piatta. Io non ho fatto altro che ripassare dopo averla imbottita con il ferro da stiro, bello caldo, in questo modo rende l'ovacca molto più piatta, un po' come se stessimo usando l'imbottitura, proprio quella piatta per la cappa, ad esempio. Però, dato che è una tecnica che io non uso mai perché non mi piace, preferisco usare quella morbida, imbottire bene. E dopo, semmai, se voglio l'effetto piatto, passarci sopra il ferro da stiro, e questo rende il lavoro molto più immediato e semplice. A questo punto, quando noi abbiamo realizzato le nostre due ali, li dovremo inserire all'interno del nostro lavoro. Per dove le inseriamo? Allora, io ho preso come punto di riferimento la linea della pancia, ok? Quindi io le inserirò all'interno in questo modo, ma adesso ve lo faccio vedere. Poco più in basso della linea della pancia, quindi non proprio qui appiccicata alla linea, ma leggermente un centimetro più in basso. Ovviamente, se a voi vi piacciono le ali più in alto e più in basso, a vostra discrezione. Tanto la tecnica, la procedura non cambia. Quindi cosa faremo? Prenderò la mia ala, ok? Tolgo lo spillo, la inserirò all'interno. Tenendo, ripeto, nel mio caso, perché a me piace così, circa un centimetro dalla linea della pancia, ok? E poi la blocco con uno spillo. Anche qui piccolo consiglio: quando l'andrete a inserire, cercate di sentire con le dita l'inizio dell'imbottitura, li bloccate con lo spillo. Perché questo? Perché se voi la lasciate troppo all'interno e lasciate anche all'interno la parte vuota, dopo succede una cosa del genere. Quindi per fare in modo che invece l'ala rimanga bella rigida, l'unico modo che avete è cucire la parte di inizio dell'imbottitura. In questo modo l'ala vi rimane rigida, perché ripeto, se no diventa così. Quindi anche questa è una particolarità, insomma, che magari soprattutto le prime volte non ci si pensa, invece è la cosa più importante, insomma, per avere un effetto più bello. Poi c'è anche chi magari non le imbottisce. A me, diciamo che i lavori in generale un po' mosci non mi piace, quindi io preferisco imbottire e rendere
il lavoro molto più compatto, anche se magari è più complesso imbottire e risvoltare, però è una tecnica anche questa, una volta imparata vi permette di fare molti più lavori di grande effetto, quindi ve lo consiglio. Ok, ora lo inseriamo all'interno, anche l'altra ala. Ripeto, non impazzite se non sono perfette, parallele l'una con l'altra, è cucito creativo. Quindi, insomma, vi deve poter rappresentare, è un lavoro fatto a mano. Quindi, ok. Una volta, poi se avete domande, mi raccomando, nei commenti del video, fatemi qualsiasi tipo di domanda. Cercherò di rispondervi. Ok, io a questo punto l'ho inserita all'interno. Adesso vediamo se riesco a farvele vedere. Sono qui all'interno. Quindi le ali si mettono, adesso ve lo faccio vedere con il carcamodello. In questo modo voi avete il carcamodello, le ali le inserite all'interno così. Ripeto, non imbottitele eccessivamente, passateci sopra più di una volta il ferro da stiro bello caldo, poi se è a vapore ancora meglio, perché appiattisce di più. In questo modo diventano rigide e anche belle compatte. A questo punto cosa faremo? Andremo a cucire seguendo la linea del gufetto, quindi abbiamo anche una bella guida da apertura ad apertura, quindi andremo a cucire da qui e andremo a finire qua, lasciando questo spazio qui per poter risvoltare il lavoro. Quindi mettiamo sotto la nostra macchina da cucire, poi farò anche dei progetti senza l'utilizzo della macchina da cucire, così le ragazze che magari non hanno una macchina da cucire riusciamo a creare qualcosa insieme anche a mano, quindi magari con il panno Lenci, e andiamo a cucire. Allora, altro consiglio: quando ci sono i punti di apertura, passate più di una volta avanti e indietro con i punti della macchina da cucire. Questo per bloccare la scoffa ed evitare nel momento in cui andate a risvoltare il lavoro che si sfilacci, quindi che si apra, perché poi lì sistemarlo si riesce, ma è un passaggio in più e diventa magari anche un po' complesso. Ok? Andiamo avanti a cucire. Quando sono alla punta dell'orecchio, mi fermo, mi giro, riblocco e riscendo. Ok, linea. L'orecchio. Poi io ho fatto le orecchie del gufetto un po' appuntite, se voi volete le potete arrotondare. Cioè, questa è un'idea di cartamodello per farvi vedere insomma la procedura, ma poi voi siete davvero liberi di modificarlo, e anzi è un consiglio che vi do, prendete i cartamodelli vostri, modificateli, perché poi è più divertente e poi create davvero qualcosa poi di vostro. Ok, adesso vado un po' avanti e indietro. Per bloccare, ok, cucito, quindi vado a togliere gli spilli e ora che è cucito, ok, andrò a ritagliare tenendo più o meno un mezzo centimetro di distanza dalla cucitura, tranne qua. Qua un consiglio che io vi do spassionatamente è quello invece di lasciare un bel po' di scofa, ovviamente anche qui non esagerata, però un bel po', ma questo perché? Ve lo dico, se noi teniamo qui un mezzo centimetro di ritaglio di scofa, nei momenti in cui andremo a risvoltarlo all'interno e quindi praticare punto nascosto, piuttosto che diventa veramente un po' più difficile, soprattutto quando voi magari fate un lavoro dove c'è una curva e dovete dare proprio la forma di curva alla scofa. Meno stoffa avete qui in eccesso, più è difficile. Quindi o avete una grande manualità ed è un lavoro che voi fate già da anni, oppure se siete ai primi passi, alle prime armi, diviene veramente difficile. Questa cosa viene detta poche volte magari da chi cuce,
Quindi quello che vi dico io è tenete un bel po' di scoffa e dopo vi faccio vedere com'è poi facile risvolcarlo all'interno e poi praticare semmai i punti nascosti di cucitura. Vado a togliere il filo in eccesso e inizio a tagliare. Quindi taglio qua e taglio qua. Dopo vi faccio vedere. E inizio a tagliare il contorno tenendo circa un mezzo centimetro. Poi se è anche un po' di più non succede nulla. L'importante è che poi andremo a fare i taglietti che consentono di avere delle curve precise, ma anche questo adesso ve lo faccio vedere. Adesso vado un po' veloce per non prendervi poi troppo tempo. Ok, e questo è il lavoro che voi avete. Vedete? Questa parte qui io l'ho tenuta più lunga proprio perché sarà molto più semplice risvolcarla all'interno e avere un lavoro molto più pulito. Queste sono piccole chicche che però spesso vedo che vengono trascurate. Invece, secondo me, per chi veramente è alle prime armi, sono quelle cose che devono essere dette per prime perché consente di agevolare il lavoro, di imparare prima. Quindi è una cosa che io ci tengo tanto a dirla. A questo punto cosa faremo? Inizieremo ad applicare tanti piccoli taglietti. Allora, c'è chi li fa solamente dove ci sono gli angoli, perché sennò quando andremo a rigirare la scoffa diventerà più difficile, il lavoro non è pulito. Io anche qui, per essere più sicura che il lavoro venga bene, io applico tanti taglietti lungo tutto il contorno. Quindi iniziamo. Anche questi taglietti circa a mezzo centimetro. Poi anche qui, più li fate ravvicinati, meglio è, però a mezzo centimetro l'uno dall'altro è più che sufficiente, facendo particolare attenzione agli angoli, che adesso vi faccio vedere. Ecco, lì dovete essere precise. Allora, gli angoli sono questi qui, no? Perché qui più voi tagliate, più riuscite ad aprire il lavoro. Mi raccomando, quando tagliate non andate sulla cucitura perché sennò si apre il lavoro. Quindi è un lavoro che dovete fare con calma e con precisione. Ok, dove ci sono le punte andremo a tagliare così. Ok, e poi procediamo fino alla fine. Ok, a questo punto andiamo a rigirare il lavoro. Consiglio, in questo caso, dato che all'interno abbiamo delle ali imbottite, quindi è la parte più spessa del lavoro, per non sforzare troppo l'apertura e non far danni, vi consiglio di con le dita andare all'interno, andarvi a pescare la prima ala e tirarla fuori. Andare all'interno con le dita, toccare l'altra ala. E tirarla fuori. In questo modo non andrete a sforzare l'apertura e non andrete a rovinarla. E poi tutto il resto viene fuori con estrema semplicità, come vedete. Poi io uso questo che è quello per i capelli, dato che non ne ho pochi, quindi non mi serve per i capelli, lo uso per risvoltare bene il lavoro negli angoli. Voi potrete usare una matita, potrete usare una forbice arrotondata. Mi raccomando, niente di appuntito, perché sennò quando voi andrete a rigirare il lavoro, soprattutto nelle punte, bucate la stoffa e dovete poi bucare il lavoro. Quindi risvoltate per bene. Ok. E praticamente già il vostro buffetto ha preso forma. A questo punto, come vi raccontavo, voi vedete che qui avete l'eccesso della stoffa. Voi capite che ora che voi dovete risvoltare questo eccesso all'interno, per poi fare magari punto nascosto se volete appendere il buffetto, guardate quanto è semplice con un eccesso così, anziché il mezzo centimetro, che è un lavoro un po' da certosina. Risvoltate all'interno. Risvoltata all'interno, ok, e guardate il lavoro com'è pulito, ragazze. Ok, è pulitissimo il lavoro. E in questo punto, dato che è
rimane pulito e molto più semplice. Applicare i punti nascosti diviene davvero molto più facile e immediato, perché solamente per svoltarlo voi ci avete messo poco. E a questo punto, adesso qui è piatto, ma se voi volete creare un po' l'onda, diciamo così, avere questo eccesso di scoffa vi consente di lavorarla. Poi, ecco, questa magari è una pratica un po' più complessa, dovete avere un po' più di manualità, ma ve lo consenti di fare, ok? Adesso cosa facciamo? Una volta che abbiamo risvoltato questa parte all'interno, incominceremo a imbottire. Anche piccolo qui, piccolo consiglio per imbottire. Incominciate sempre dagli angoli, incominciate sempre, quindi dagli angoli, in questo caso le orecchie, e poi proseguite per i lati. Una volta riempito i lati, incominciate a imbottire la parte interna. L'ovacca non va troppo manipolata, perché se io la prendo e comincio a manipolarla, diventa compatta e diventa dura. Quindi, quando voi adesso non la posso neanche più usare, perché sennò è come se si formano dei grumoli all'interno, quindi il lavoro viene male. Quindi, quando voi andate a inserire l'ovacca, la prendete bella morbida, senza sforzarla, e andate a inserirla. Vi aiutate inizialmente con il dito. E andate a inserirla, in questo caso nell'orecchio, ok? Una volta inserito nell'orecchio, perché voi volete che questa parte diventa rigida, allora andate a spingerla, a lavorarla. Ma il resto, se voi incominciate a manipolarla troppa, dopo sentirete che ci sono degli angoli più compatti, più duri, altri più morbidi. E l'effetto, insomma, non è bellissimo. L'unico modo che si ha, quindi, per lavorare bene l'ovacca, è quella di manipolarla il meno possibile, a meno che, ripeto, non si voglia che in quel determinato punto del nostro lavoro vogliamo che sia rigida. Ecco, questa cosa è una tecnica che io ho imparato negli anni, perché le prime volte che io imbottivo i miei lavori facevano pena e non riuscivo a capire come mai i lavori degli altri erano imbottiti sempre così bene. I miei lavori, i primi lavori che facevo, quindi anni fa, erano imbottiti male. Poi una cosa che nessuno mi aveva mai raccontato, allora a furia di provare, di riprovare, perché poi è sempre così: più fai, quello che vi ho sempre detto, più fate, più imparate. Perché magari molte cose non vi vengono dette, un po' perché magari chi fa questo lavoro spesso molte cose le dà per scontate, quindi non ci pensa, perché pensa che sia una cosa logica, scontata. Invece, per chi giustamente alle prime armi, queste piccole accortezze possono non essere scontate, e se nessuno gliele dice, magari come me ci mette magari un anno per scoprirlo, a furia di lavorarci sopra. Ok, adesso io ho imbottito le orecchie del mio gufetto e vado e continuo adesso a imbottire il lato. Eccomi. Nel frattempo io ho riempito, ho imbottito il gufetto, ok? A questo punto andremo a chiudere l'apertura. Dato che il gufetto io lo andrò poi ad appoggiare su una base di feltro, non sto qui a fare i punti nascosti. È ovvio che se voi invece volete realizzare la versione da appendere piuttosto che, oppure realizzarlo più piccolo per fare un portachiavi, è ovvio che poi qui dovrete andarlo a chiudere con dei punti nascosti, che poi vi farò vedere semmai la prossima volta. Io in questo caso, ecco che poi questa parte la andrò a incollare sul feltro, incollo semplicemente con la colla caldo. Ok, chiudo. Quando si usa la colla caldo nella stoffa, bisogna chiudere ma riaprire quasi subito il lavoro, in modo tale che non si crea la linea proprio di chiusura, che non è proprio bellissima da vedere. Ok, una volta chiuso, noi andremo a ritagliare la nostra base. Adesso io ho preso un ritaglio di feltro un po' spesso, e la nostra base, anche qui dipende molto dal tipo di base che voi avete, quindi dal feltro, se è morbido, un po' più rigido, perché anche qui il feltro varia. Se avete un feltro leggero,
Vi consiglio di farlo doppio, quindi lo ritagliate due volte, con due pezzi ovviamente diversi, e poi li incollerete uno sopra l'altro, in modo tale che la base diventa rigida e questo vi permetterà di lasciare il vostro buffetto in piedi. Adesso appoggiamo sempre il cartamodello sul ritaglio di feltro e andiamo a ritagliarlo. Come vedete è un progetto molto semplice. È più difficile spiegarlo che farlo, ecco. E poi, essendo molto versatile, secondo me ci si può veramente sbizzarrire. Ok. Poi a mano libera magari si schemate un attimino gli angoli, lo pulite bene bene. A questo punto cosa faremo? La base noi ce l'abbiamo. Prendiamo il nostro buffetto. Ok, e ce lo metteremo sopra, ma prima lo andremo a decorare con gli occhi. Ci mancano gli occhi del buffetto per dare l'espressione. Anche qui, per agevolare un po' il lavoro, io l'ho già fatto. Che avere che il cartamodello nel cartamodello, quindi ci sarà la sagoma, la prima sagoma, poi ci sarà da inserire gli altri due cerchiolini che adesso riuscirò a prenderli. Ok, ne mettete uno qua e uno qua, e poi andrete ad aggiungere il punto luce. Ok, sono tanti cerchi messi insieme, niente di più semplice. Prima di mettere gli occhi io inserisco prima il becco, così non vado a sbagliare. Il becco lo inserisco qui, tenendo come punto di riferimento l'inizio della pancia del buffetto. Ok, quindi lo prendo, lo vado ad incollare. Vado a incollare. Ok, incollato. E adesso vado a inserire gli occhi, così. Sempre con la colla a caldo, che per il cuccico creativo non si può vivere senza colla a caldo. Io non ho più le impronte digitali, ma penso che chi ci lavora con la colla a caldo, penso che sappia cosa significa. Ah, ok, e questo è il gufo. Ok, a questo punto cosa faremo? Andremo a incollare il gufetto sopra la base. Quindi qui esageriamo un po' con la colla a caldo, mi raccomando, cioè, ne dobbiamo mettere un po' in modo tale che prenda bene. Ok, la mettiamo sopra, l'appoggiamo. Ok, adesso rimaniamo così per circa 5-6 ore. No, scherzo, no, un po' di meno, però ci vuole un po' di tempo. Ecco, volevo farvi spaventare. Ok, adesso qui ci metterà un po'. Intanto, magari voi guardate un po', mentre si incolla. Sicuramente ci saranno delle parti scoperte che dovrete andare a sistemare poi dopo. Ok, ci vuole un po'. Nel frattempo potete pensare a come decorarla. È ovvio che questo buffetto nella base ci potete mettere, vabbè, nella versione magari maschile ho messo i bottoni, il cuoricino di legno, perché alla ricamatrice ci può ricamare il nome, o anche chi ha la fustellatrice delle lettere, delle lettere può mettere l'iniziale, potete mettere un fiorellino, veramente. Poi vi potete sbizzarrire, vedete, è rimasto in piedi. Oppure fare il fiocchettino, magari ce ne mettiamo uno così, così si vede. Ok, per fare i fiocchetti, anche la piccola tecnica. Allora, in questo caso il fiocchetto è identico sia nel fronte che nel retro. Ci sono dei nastri invece che c'è il fronte e il retro è la parte, diciamo così, brutta che non si vuole magari far vedere nel fiocco. Quando si fa il fiocco spesso capita che un fiocco, una parte è bella, l'altra è brutta. Come ovviare il problema? Fare un'orecchia, fare un'altra orecchia e poi fare il nodo. Ok? E poi sistemarlo. In questo modo vi viene un fiocchetto pulito, niente di più, niente di meno. Quindi anche per fare
i fiocchetti, che a volte sembra, anche qui sembra una cosa banale fare i fiocchetti, invece spesso purtroppo mi capita di vedere dei lavori creativi bellissimi e il fiocchetto è poco curato, ma spesso perché magari non si conosce questa piccola tecnica che è davvero semplicissima, ok? Però magari non si conosce o spesso, ripeto, per chi lo fa di lavoro non ci pensa a trasmettere queste piccole chicche. E a questo punto noi le andremo a incollare dove, insomma, dove vogliamo. Adesso facciamo così, un pochettino di colla. Mi raccomando, quando fate le decorazioni e le andate a incollare sul vostro lavoro, non esagerate mai in quel caso con la colla a caldo, perché è brutto vedere un lavoro con la colla a caldo che esce fuori, insomma, dai bordi, insomma, diventa un lavoro poco pulito e non è bellissimo, insomma, da vedere. Quindi esagerate dove dovete, tipo nella base, e comunque rimane nascosta. Ma quando andate a fare le vostre applicazioni, state molto attenti, non fatevi prendere la fretta dall'ansia, dalla curiosità di vedere il lavoro finito, oppure le dovete fare in serie, allora fate le cose di fretta perché ne dovete fare magari 20. No, no, facciamo, 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 facciamo. Il lavoro creativo, il lavoro artigianale è un lavoro di pazienza e di fantasia. Quindi, anche se avete tanto lavoro, anche se lo dovete fare in serie perché dovete preparare il vostro mercatino, lavorate con passione, ma lavorate con attenzione e pazienza. È un consiglio spassionato che vi do per rendere il vostro lavoro curato e che si possa veramente differenziare da chi lo fa giusto per vendere e chi lo fa invece perché vuole donare, vuole trasmettere il valore dell'artigianato. Ok, il gufetto, quindi dopo questa piccola parentesi psicologica. Il vostro progetto è finito. A me piace un sacco. Poi nella base, voi la base la potete fare anche diversa, potrete farla anche ovale e mettere qua sotto i fiorellini, oppure metterci un legnetto qui di legno con sopra dei palloncini fatti in panno Lenci. Veramente vi potete sbizzarrire nella realizzazione di questo progetto, che è molto semplice, molto carino e secondo me di grande impatto. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, seguitemi sui miei canali social dove insomma, potrò pubblicare tutte le varie novità dei progetti che poi da lì a breve troverete sul mio canale YouTube. Seguite il canale YouTube e ci vediamo alla prossima, magari con un progettino per Pasqua. Ciao ragazze, buona giornata!